Sei curiosa, dai, tu, dici eh? Un'altra cosa. Scusami, io ieri postavo questa foto che, insomma, ritraeva due tweet interessanti. Voglio dire, sì, che spiegano esattamente. Giorgino, e uno dice: dai, noi siamo siamo accoglienti, dobbiamo accogliere. Un altro: basta, non ne possiamo più. Questo a distanza di 5 mesi. Sì. No. Chi è il regista dell'operazione? C'è sta questa piattaforma Rousseau. Io non so se vi rendete conto. Quando fa delle grandi elaborazioni politiche, non sono né di destra né di sinistra, in realtà sono di destra. Qui siamo guidati da una piattaforma elettronica che gestisce lei? I flussi del pensiero comune e detta la linea politica. Siamo peggio di come immaginiamo. Detto questo, io non voglio fare una critica all'amministrazione. Hanno vinto le elezioni, devono gestire i fenomeni. Punto. Dopodiché, siccome sono le 9:17, impongo Viola Valentino nella mia, diciamo così, veste di piccolo dittatore basso. Oggi è polemica. Sono la più bassa di tutti. Sono la più bassa di tutti. Fatemi decidere almeno la prima canzone. Lei è proprio il piccolo dittatore donna basso. Diciamo, oggi decide. Dopo andiamo sul commerciale spinto. Apriamo con Viola Valentino e poi iniziamo la nostra puntata. Sí.
torniamo oggi a parlare di campo testaccio, perché sabato il prossimo, il 24 giugno alle 10, l'associazione Testaccio in Testa ha organizzato una manifestazione all'ingresso dell'ormai ex campo che, come avevamo già avuto modo di raccontare, è divorato dal degrado fra erba alta metri, accampamenti abusivi, sporcizia, insomma un po' di tutto. Tutto questo, fra l'altro, è bene ricordarlo, a fianco a un asilo. Il degrado è storico, nel senso che il campo vive questa situazione ormai dal 2004. A maggio però la giunta comunale ha approvato questa delibera per togliere il campo dal progetto PUP, ovvero dal parcheggio interrato, e riqualificare quello che resta sopra. Ora la palla però passa all'Assemblea Capitolina, che da maggio ad oggi, quindi da oltre un mese, non ha avuto modo, questo non lo sappiamo, di esprimersi a riguardo. Ne parliamo oggi con Francesco Benincasa dell'associazione Testaccio in Testa. Ciao Francesco, sei in linea? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Francesco, appunto, da maggio ad oggi ci sono state novità? Avete avuto notizie in merito a tempi certi per l'inizio dei lavori? Insomma, che notizie? Nessuna, purtroppo, perché diciamo che l'unico passo è quello che avete detto voi poc'anzi, è stata l'approvazione da parte della giunta di una delibera che toglieva quindi campo testaccio dal progetto CUP, però è stata approvata solo dalla giunta a tardo maggio, quindi ad oggi non c'è ancora purtroppo una calendarizzazione di quando l'Assemblea Capitolina dovrà votare questa risoluzione, insomma. Quindi noi viviamo alla giornata aspettando che qualcuno ci comunichi se e quando, speriamo il prima possibile, speriamo prima dell'estate, si possa dare almeno un ulteriore passaggio a questa storia per poi procedere quantomeno a una pulizia, quella famosa che doveva avvenire 2 mesi fa, insomma, quando non furono trovate le chiavi. Sì, poi vabbè, quello ha del comico, direi, anche perché nel frattempo oltre che aver approvato il documento hanno anche trovato le chiavi, o hanno approvato il documento ma stanno ancora cercando le chiavi? No, le chiavi sono state finalmente trovate. Oh, vedi, che cerca sono uscite. Sì, ma sono state trovate dalla procura. Vabbè, ecco, allora alziamo le mani. Attenzione, perché la procura, come ben sapete, se ne frega fortunatamente ogni tanto quando c'è una cosa seria della burocrazia, e visto che c'è tutto questo allarme terrorismo in Italia, è stata una stretta su un po' tutto, hanno pensato bene, dopo che non si erano trovate, quando l'assessore Frongia non trovò le chiavi o non gli diedero le chiavi, insomma, che io all'epoca, Francesco, creai addirittura l'hashtag cambiate la serratura, perché se il problema è la chiave, infatti. Cioè, ha provveduto a sgombrare in maniera urgente, quindi con i cillerini proprio, gli abusivi che occupavano i container che sono lì dal 2004, insomma. Quindi quella fase è stata fatta, nel senso che al momento non c'è più nessuno, resta la foresta pluviale, come noi l'abbiamo chiamata, sì, il nostro volantino, però stante la vicinanza, da qualche parte ci sono, insomma. La procura ha fatto, quindi teoricamente la polizia si potrebbe fare. La procura ha fatto un po' tipo la mamma che entra in stanza e trova quella cosa che il figlio sta cercando da 7 ore. Sì, fortunatamente in questo caso la procura ha funzionato celermente, se n'è fregata di tutto e di tutti. E ha fatto bene. Direttamente, e ha fatto bene. Quantomeno, almeno l'area in questo momento è sgombra da insediamenti abusivi. Francesco, la cosa poi anche di coincidenza, insomma, che è curiosa, è che proprio in questi giorni a Torino si sta inaugurando lo storico campo del grande Torino, il campo Philadelphia. Un po' di invidia? Un po' tanta di invidia, direi. Lì hanno rifatto lo stesso campo, nella stessa posizione, dove andrà a allenarsi la prima squadra, con una tribuna nuova e con un centro polifunzionale dove potrà anche la comunità locale potrà usufruirne, quindi, che era tra l'altro il progetto che presentò la Roma nel 2000, quando ci fu il primo progetto di rifacimento del campo. La Società Sportiva Roma voleva prendersi carico di quest'onere, addirittura facendo 4.000 parcheggi sotterranei. Poi il progetto non fu approvato dalla giunta di allora, fu approvato un altro che era questo del parcheggio, con 400 posti, con la fine che sapete tutti, insomma, che c'è solo una grande buca. Quindi molte figlie, visto che il Torino è una società gloriosa, il grande Torino ce lo ricordiamo tutti, ma anche la Roma e soprattutto Campo Testaccio non è da meno, insomma.
Beh, insomma, arrivati a questo punto, che cosa avete organizzato per il 24? Raccontaci un po' di questa iniziativa, perché per qua, io un po' mi sono informato, ma per quanto simbolica, insomma, è qualcosa che se io fossi un amministratore mi vergognerei un po', ecco, solo questo. Sì, noi infatti abbiamo pensato, era stata pensata grazie a voi anche quando ci eravamo sentiti a inizio maggio, di fare questa protesta simbolica all'epoca per le chiavi. Ad oggi è ancora una protesta legata alle chiavi, ma solo simbolica, ma è solo, serve a sensibilizzare. Noi abbiamo invitato ovviamente il sindaco, l'assessore Frongia, la presidente del primo municipio Alfonsi e tutti quelli che rappresentano sia il comune che il municipio, in modo da far vedere che il rione e la comunità ha necessità che venga ripristinato il campo nella sua, almeno nella funzionalità principale di uso comune per i ragazzi, perché oggi l'associazione sportiva Testaccio ad oggi gioca, che è storica da 50 anni, c'era, insomma, era affiliata con la Roma, ad oggi gioca dopo Viale Marconi, cioè a Testaccio non c'è un punto di sfogo per i ragazzi, come diciamo le strutture non ci sono, c'è una palestra dove si gioca a pallavolo, ma per il calcio non c'è niente. Fortunatamente è stata rifatta Piazza Testaccio, i ragazzi giocano lì come giocavamo noi una volta, insomma, però non è il massimo. Quindi, ripeto, all'epoca, prima che lo distruggessero, perché il campo Testaccio è stato rifatto nel 2000, inaugurato dal presidente allora Sensi e dal sindaco Veltroni, per fare poi il nuovo mercato. La società era ripartita. E poi nel 2004 è stata fatta questa sorta di atto di espropriazione per fare questo parcheggio, quindi dal 2004 nessun rappresentante di Testaccio può giocare nel grosso campo Testaccio, insomma. Anche perché poi, perdonami Francesco, ma in questo rione, che un po', voglio dire, potrebbe ricordare Trastevere, nel senso questi storici rioni dove ancora fortunatamente i bambini, insomma i più giovani restano, ci vivono, perché poi ci sono altri rioni dove è frequentato da cioè, sono banche, uffici, così, invece questi sono proprio rioni vissuti. A mio modo di vedere le cose, creare un punto di aggregazione sportivo, cioè dove i ragazzi possono sfogarsi, è anche un metodo antidegrado, antivandalismo, perché se tu non hai uno sfogo è facile poi cadere nella tentazione di distruggere qualcosa che è del prossimo, giusto? Assolutamente, assolutamente, quello è il motivo principale per cui ci deve essere una valvola di sfogo, che sia il campo di basket, che sia la piscina che era prevista. Quindi queste tre valvole di sfogo, quindi a livello comunale, servirebbero in una maniera incredibile a evitare che i ragazzi di oggi, purtroppo sempre più social, sempre più distaccati dalla realtà, potessero sfogarsi in maniera consona e adeguata, insomma. Sì, cioè, è uno dei motivi per cui ci stiamo battendo, insomma, cioè, ad oggi i ragazzi si rivedono che vanno in giro. Testaccio, come dicevi tu, è un rione di quelli popolari, quindi vissuto, tramandato da generazioni. Io sono l'ottava generazione che abita a Testaccio, cioè da quando è stato creato nel 1880, insomma, Testaccio. Quindi ci teniamo molto e vorremmo rimanere a Testaccio. È ovvio che tante famiglie sono anche costrette ad abbandonarlo, perché vuoi la scuola che è chiusa perché devono fare i lavori, certo, vuoi il campo, vuoi il mercato, insomma, se viene tutto abbandonato è logico che le persone cambiano. Allora Francesco, io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori questo appuntamento di sabato 24 maggio alle 10. Purtroppo la nostra trasmissione, diciamo il nostro appuntamento settimanale, chiude per la pausa estiva. Ci ritroviamo l'anno prossimo e speriamo che le notizie che arrivano da Testaccio siano positive in tal senso. E tu, spero, vorrai ancora farci la cronaca di quello che succede lì. Assolutamente, assolutamente. Spero che entro l'estate, quindi per la ripresa della scuola o d'altro, quantomeno una bonifica venga fatta, in attesa che il costruttore, come obbligato al Consiglio di Stato, ricopra la buca, perché c'è anche altre cose da poi da vedere, insomma, a livello burocratico. Va però bene, quantomeno pulirlo sarebbe fantastico. Sarebbe, guarda, il minimo. Guarda, Francesco, ce lo auguriamo anche noi, e ci auguriamo, insomma, che il tema costruzione stadio, che poi in assoluto colpisce la città, no? In senso lato in questi giorni sulle